Da qua come scendere se sei altro? Cerca Thomas. Io che ti ho chiamato. Bello, bello mocassino. Cattivo, ma c'è qualcosa dentro? Intuizione, vediamo. Bello. Sto vibrando, eccolo lì. Interessante. So it's true. The Neva Massacre. L'attacco di Neva. No, è finto. No, ma ci fanno, non ho letto. Cazzo. Vabbè. Ho saltato un dialogo. Merda. Allora. Devo andare. Se vado dritto o salgo le scale. Devo dritto dove vai? No, non si può aprire dritto. Boh, devo salire le scale per forza. Boh. Andata così. Pa, pa, Hello? pa, pa. Qua c'è un Anyone? tavolo con Thomas? inquadrato. You there? Un libro. The Duckling. Ok. Primavera, notizie, informazioni e consigli pratici per le donne moderne. Il pulitore seriale, un nuovo bestseller letterario di Johanna Kim, sì. Va bene. Ah, vaffanculo, viva e donna! Che cazzo è? Sono bella 2000. Vabbè. Qua. Leggende polacche, il drago della collina di Wawel. Perché mi cadono i denti? Perché sei un tossico di merda. Allora, cosa devo leggere qua? Noi siamo qui. È una Me mappa. Questa ma se io non so dove devo andare. è la famosa reception di Cristo. Allora, aspetta. Sento qualcosa che fa zzz. Esatto, pure io. Penso che lì in quella stanza dove c'è quella luce intermittente. Ah, penso sia la luce allora che fa quel rumore di merda. Allora, aspetta, qua c'è un quadrato per schicciare. Ristorante del New. I peccatori, legge, Bambini di merda. con Vaschi, Simona Lina, Maria Vittoria, Vivien. Sinners be damned, Che scusate, vaffanculo peccato. fa mio riflesso. Quality time. Però allora, un saluto da Niwa. Va bene. Qual è l'ultima che ho preso? Questo? Mia cara, so che avevo promesso di venire, ma indovina un po', mi hanno promosso. Sì, sul serio, ti presento un nuovo capo del personale. Credo che potrebbe davvero essere un nuovo inizio, un luogo da chiamare casa. Per noi intendo me te i ragazzi, so che sembra folle, ma tu pensaci. Oh, non riesco a vedere un cazzo, devi toglierla sta colonna lì in mezzo ai coglioni. E beh, io sto andando in fondo, è partito un video. Vabbè, non ti incazzare, nel senso. Cosa ti aspettavi? Le campane del cazzo. Pensavo fossero nel gioco, che fa Beppe? Hello? Hello. Thomas? Gesù Cristo, no, Thomas. Attenzione. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Eh sì, raga, Calm tutto a your ass posto. down and answer the bell. L'uomo dietro al banco della hall. Allora. Sinners be damned.
Where is Mike? Dov'è Mike, raga? Kowalski Brunon. Come si chiama quello che stiamo cercando? Fourteen years. Cristo. Qua c'è da schiacciare sto pulsante qua. Aspetta, va, che io qua sto leggendo dei peccatori. Tra l'altro abbiamo qualche piccolo problema di... C'è Sinners... You will break. No, ma non c'è il nome di chi stiamo cercando. Vabbè, schiacciamo sto pulsante della minchia, avete rotto i coglioni. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Pazzesco, piacere. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. Ma con braccio, però. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. Hey, bo, a posto. No, non c'è problema. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Infatti, cos'è successo? Ci hanno scannati tutti. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Eh. Yes. Would you play with me? Just for a little while? No, non vorrei giocare con te, però. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne? I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. E bambina di merda, che fa? I need to get up there somehow. È pazzesco. Perché lei spiritualmente può andare, però nel mondo reale no, quindi... chiaramente. Va bene. Incontra tristezza al secondo piano, inside out, che fa? Va bene, quindi ci facciamo un bel giretto. Anche nella versione spirituale di sto posto di merda. Cos'è che vibra qua? Ah no, qua c'è l'ascensore, vediamo se funziona. Ah, ma è così facile? Aspetta, facile.
Lo so, c'è un ascensore, si è aperto. Anche perché andiamo nel mondo demoniaco. Might as well see if it works. Mondo, ma per il mondo demoniaco no. Cioè, boh, mondo dell'aldilà. Raga, aprirsi si apre. Un po' dove stanno i Bridge Baby è questa, là. La loro dimensione. Allora, attenzione, lei mi ha detto secondo piano. Sì. Però noi possiamo andare anche al primo. Allora, facciamo una roba, andiamo al primo, adesso... Sadness. I wished I knew her real name. Shit. Ma non fosse più difficile andare al secondo piano. Marianne, just take a deep breath and... Premi e tieni premuto cerchio per un'esperienza extracorporea. Let go. Let go. Ma è pazzesco. There, a fuse box. Needs some energy to spark it up. Stai mandando la tua anima in giro. Gotta move fast. Devo muovermi in fretta, quindi perché questa cosa deve essere corporea. Ah, dura poco magari. Gotta go fast. Come sono? Sto cavando un cazzo. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ah, hai capito? Se stai troppo tempo vieni risucchiato. Ma io voglio esplorare. Ma poi io sto cercando di esplorare. Ah, devi scendere giù di qua. Infatti qua cosa ho trovato? Amici per sempre. Pazzesco. Ah raga, sto svanendo. E no. Sì, esatto. E no. Cristo. Boh, sono tornato indietro, io schiacciando cerchio. Ok, stiamo calmi. Riproviamo. Ho cazzeggiato troppo. Io ho trovato un disegno. Interessante questa meccanica. Sì. Cioè dell'estracorporeo bestiale. Ah, tra l'altro qua siamo tornati al piano terra praticamente. Sì, esatto. E quindi, scusa, mi serve l'energia. Non ti bloccare, testa di una... Allora, aspetta. Tu puoi usarlo quante volte vuoi. Niente, andiamo un attimo qua sul Golgota. E piglia questa energia. Ok, Marianne. Ok, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Raga, ti devi anche muovere, nel senso che... Svanisco. Eccola qua, l'energia. Ce la facciamo! Resisti! No, ho sbagliato a schiacciare pulsante, sono un coglione. Sono morta, mi sa. Sono morta. Muori quindi? Sì. Io schiaccio cerchio prima che sto svanendo, quindi ritorni poi. Ma io volevo vedere quanto... Quanto resisteva. Quanto resisteva. Però raga, sto già di nuovo svanendo, mi avete rotto i coglioni. Fatta? Ok. Molto bene. Tra l'altro funziona anche viceversa, nel senso che se nel mondo fisico potresti andare avanti, ma nel mondo spirituale le scale sono crollate, ti fotti. Non puoi. E non vai. Ma quindi se il secondo piano ci posso andare. Ma Cristo. Cazzo è? Niente, mia madre che deve mettersi a passare e mettere
col martello adesso, giustamente. Vabbè, raga. Niente, aspettiamo il muro. Quando io devo giocare, spacchiamo il muro. Aspettiamo che abbia finito, però, perché... Boh, io sono al primo piano, in realtà. Ah, sei al primo? Io sono uscito dall'ascensore del secondo. Ma c'è qualcosa al primo da fare, o c'è una minchiazza? No, sto provato a fare un giro, ma non ho visto niente. Cioè, non puoi... Cioè, non puoi neanche prendere giù nel mondo... Nel mondo spirituale. Rituale, perché... Boh, allora io vado al secondo. Andate così. Al secondo sembra che non ci sia un cazzo di per terra. Cioè, c'è la mappa, poi se giri l'angolo. Non so se girarlo, ma non vedo niente. C'è la mappa qua. Sì, io qua ogni tanto provo sempre l'intuizione della Madonna. Solo che sai che dover guardare due schermi adesso, io poi dopo un po' inizierò a rincoglionirmi. Eh sì, stavo dicendo sopra di queste cose. Raga, a far su e giù con gli occhi. Però vabbè. Ah boh, se intuisci trovi le impronte, penso, della tizia. Ehi, oh, calma. È partito un video? È partito un video. What is that? Sei scema, che fa? Grido di disgusto. Raga, a me non mi piacciono i corridoi. Un bacarozzo, è andata così. Sadness? Oh, sadness. Ma quanto è alta sta voce? Ogni volta che parla mi fa cacare in mano. Ok. Sento dei rumori del Cristo. Ok. Non so, qua. Da qui non si passa. Allora proseguiamo. Ti devo dire. Non si passa. Cosa sta succedendo? Fuck! R1 per lo scudo spirituale. Holy shit. I didn't even know I could do that. Vabbè, raga. Non mi sembrava proprio il caso dello scudo spirituale, mi sembra un po'. Tieni premuto per un'esperienza extracorporea. Dopo, fammi esplorare tutto. Ok. Fa Gandalf, praticamente. Cioè, allora... Sì. E prendete Gandalf. Per me è ancora questa la parte ancora introduttiva, ancora vedi ci sono delle meccaniche che non abbiamo ancora imparato, cioè... Attenzione, qua c'è una roba extracorporea da fare. Niente, qua c'è una pelle da scannare. Va bene, quindi torniamo indietro a fare sta extracorporeità. Ringo Pippo. Ok, piano però. Cosa devo trovare qua? Qui cosa c'è? Una chiave. È schifo sta chiave. Va bene. Basta, solo la chiave devo trovare. Mi sa di sì, perché io sto facendo i colpi. Niente, c'è una micazza. Va bene. Chiave trovata. Torniamo da mia sorella. Oh, li sento. Premi lo scudo. Come si fa? Perché non scuda? Non lo fa. Ah, perché abbiamo finito l'energia. Sei. E allora apri questa chiave veloce. Muoviti. Diciamo che però al contrario mi fa un po' strano. Cioè, quando tu nel mondo fisico non hai impedimenti, ma li hai nel mondo spirituale, mi sembra un po' così. Sì, esatto. Una paraculata di gameplay per allungare il brodo. Mettiamola così, perché mi sembra abbia poco senso. Quasi ispirato un po' a Lego. Sai, giochi Lego? Sì. Che hai due personaggi. Magari hai un personaggio con un'abilità, l'altro ne ha un'altra. Allora tu devi sdoppiarti col personaggio. No, ma a me sta bene. Da lì. No, ma a me sta anche bene. Non è un problema. Semplicemente. Sì, l'escamotage.
È un escamotage che è fatto in una... Non c'è altro modo? No, 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 ma aspetta un attimo. Pronto? I don't know why, but it gives me shivers. L'assassino, è l'assassino. Dicevo, in un senso ha senso, nell'altro no. Cioè, se io nel mondo fisico posso proseguire, non spaccarmi i coglioni. Non so se capisci, sì, cosa intendo. Sì, sì, sì. Cioè, quello, cioè, sì, esatto. Per me, come hai detto tu, è per allungare il gameplay. Guarda, dobbiamo scendere giù da sto buco. Aspetta, che qua c'era... Cosa devo guardare? C'era il telefono. È una volta che guardo da qui? Sì, esatto, guardi là, guardi di qua, è andata con piacere, boh. È andata così, va bene. Il telefono l'ho fatto. E io mi butto anche di sotto, però lì c'era un... una tenda di pelle da scannare. Nel corridoio? Alla fine del corridoio. Poi qua le impronte della bambina vanno di qui, ma è chiuso. Allora sta bambina mi ha rotto i coglioni. Vabbè, ci lanciamo di sotto. Lanci di sotto. Oh. This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. Anche perché gli mancano magari le finestre, tutta aperta, fredda. Allora, qua c'è un vaso. The spark's too weak to absorb. Ah, troppo debole, it's pazzesco. Like it's missing something. Manca qualcosa. Ah, i fiori ci devo mettere. Cos'è, cos'è? Quello. No, 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 ma no, non era proprio il caso di fare questa cosa qua. Torna indietro. Cos'è che luccica lì sopra? Vedevo qualcosa che luccica. Non ho capito. Ah, devo andare in giardino a prendere i soldi? I soldi, che fa? I fiori? Toh, cioè sta roba qua mi... Shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. Commettimi, Ursula. Vabbè, nel senso... C'era bisogno. Oh, God. I hate this. Vabbè. Boh, qua c'è della sburra che vola. E qua? Guarda. Quindi? Devi ricostruire il ricordo. Quindi devi trovare la combinazione giusta di far comparire le due sagome. Parte che c'è una vasca con il sangue. Sta già... Troia di merda. Sta già vincendo su Resident Evil Village, te lo dico. Comunque effettivamente così il doppio stereo inizia a diventare... This thing isn't a razor, it's guilt. Shame. Non è un rasoio, è senso di colpa. Cosa che cazzo stai dicendo? E niente, allora, cerco di esplorare bene tutto. Ma poi non ho visto, che cazzo era? Ho visto una faccia così con la coda dell'occhio, ma... Cioè, con la coda dell'occhio. È stata abbastanza improvvisa. Tu hai visto cos'era?
No, torna indietro. Ah, quindi adesso cerchio possiamo farlo sempre le cose stracorporee. Sì. Sto No, aspetta, guardando. io ci sto tornando. Sono tornato al corpo e ora ci sto tornando solo perché c'è un. C'era un vaso, non capivo. Che minchia ci devo fare questo vaso qua? Esatto, io sono qua dal vaso, infatti. Beh, ci sono delle luci. E poi? Perché per me se trovi forse qualcosa da metterci, quella cosa si trasforma per darti energia, sai? Tipo, penso. No, ho capito. Però non posso correre quando sono immersa qua. Extracorporea. No. Va bene, allora fai così. Torno al corpo. Scanniamo qua con il rasoio. Interessante questa meccanica. Tra l'altro lo guido io. Ah, tu sei già hai già trovato il rasoio, ok. Perché sono ancora qua che giro, cercavo di capire il vaso e tutto quanto. Il rasoio dove minchia era? Ah, vuoi dire che in questo vaso qua, nel mondo fisico, ci trovi i fiori? Guarda lì. Esatto. Un fiore, tra l'altro. Il girasole, penso. Concentrati sul mondo materiale. This could be useful. The Esatto. light of a memory strong enough to defy this place. Osteria, addirittura. Va bene. E quindi, avendo preso il giro. Cosa? Per trovare il punto del ricordo? Ursula. Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in Solo no che io time. sai cosa è, dico, non quello che fate da rasoio, penso, non quello che vuoi girare la stanza come un coglione. Care in her voice. Clearly he E was nella more of her vasca, than nella just vasca. another patient. Oh, io mi sono morso il labbro, maledetto cretino. Ma nella vasca dove c'è quel vaso lì all'inizio? Sempre quella zona lì sarà. Beppe, è una vasca che se la trovi te ne rendi conto di averla trovata. Non voglio rischiare di spoilerarti il pezzo. Ma di merda, a momenti mi mozzo il labbro. Si può essere così picciu. Ok. Perché sei sotto tensione. Poi ho trovato il cesso con una lettera degli antidolorifici. Ah, è vero, attenzione, io nel mondo fisico non l'ho esplorato il cesso. Ma è nelle stanze che non posso correre, qual è il problema? O è quando sono splittata che non. Non riesco a leggere le scritte sul muro. Welcome to hell, va bene. No. Qua non c'è una minchiazza. Devo tanta roba. Allora, aspetta. Non ho ancora trovato un capo. Ma qua muoio se vado lì. Niente. Minchia, ma mi Un sanguina il bacio. labbro. Porca bastarda. Allora. A parte che qua c'è un altro ricordo pazzesco. Some objects soak up moments from the past. William Just Blake. squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower weary of time. For my favorite nurse. Pazzesco. Oh, Mr. Tarkovsky, you Mister surely Tchaikovsky, have. fa. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Boh, qua partono i lupi. An actual happy memory. So there's more to this place than just Ho doom and trovato la gloom. vasca che dici tu. Oh Cristo! Ma che fa? Boh, ci siamo capiti. An old Ma cazzo! prescription. I Oh, know these drugs cazzo all too well.
Tipo proprio... Ursula Ratajkowski soffre di depressione, isteria, insonnia e malnutrizione. Sono quasi io. È stata sottoposta a elettroshock, riempire fino a 6 volte. Vaffanculo, le figure bianche dietro mi hanno fatto cacare. Va bene, quindi zicchiamo sto fiore. Now it's strong. Quindi l'ho assorbito, sì. Ah, perché giustamente mi serve a superare gli uccelli di Cristo. Questo è un lavandino. Luce guida. Cara Ursula, ti starei chiedendo perché la lettera va giù da sola e adesso mi incazzo. Ok. Ti starei chiedendo perché scrivo questa lettera invece di parlarti direttamente. E il motivo purtroppo è molto semplice. Scrivo questa lettera perché sono un codardo, perché non ce l'ho fatta a guardarti negli occhi e dirti quello che va detto. Perché solo il pensiero di spezzare il cuore di una persona così delicata... Mi sono perso, boia. Così delicata e fragile è semplicemente troppo da sopportare. Ursula, mia cara Ursula, questi mesi mi hanno riempito il cuore di gioia. Sapere che per me ci sei sempre, vedere sbocciare la nostra amicizia. Ma quanto veloce! Cosa succede? Che però non può essere che questo. Non può essere che questo. Amicizia intima, pura, vera, ma null'altro. Ti prego, cerca di capire che essere così vicino a qualcuno, così a nudo, per me non è mai stato facile. Le difficoltà della vita mi hanno cambiato, mi hanno danneggiato in un modo che non potresti mai comprendere. Tu meriti qualcuno che ti tenga stretta, che condivida con te le gioie e i dolori della vita. E quella persona vorrei tanto essere io, ma non lo sono. È difficile esprimere a parole il rammarico che provo, perché in fondo al cuore so che questa è la fine della nostra amicizia. Ti prego di perdonarmi. Tuo amico per sempre, RT. Cioè, calate le due pasticche. Intuizione? Ok. Sì, nel bagno ce l'ho andato prima. Lo sto inserendo adesso il girasole nel vaso. It's more than grief, more than despair. This letter crushed her spirit. Giustamente, poraccio. Fanculo, in fondo sembrava una sagoma, mi sono cacato di nuovo. Comunque la potenza degli spaventi è ottima, cioè nel senso... Vabbè raga, i jump scare, nel senso... Esatto, sì. Mi ha più di Resident Evil 8, forse. Jumpscare sta facendo un po'. Abbi qui siamo. Ma devo correre, che minchia devo fare? Cottura media. Trofeo. Va bene, niente raga, quindi sono qui. Qui c'è una minchiazza. Adesso sono potente. Adesso possiamo abbattere quegli uccelli di merda. Vai, fai l'onda energetica. Grande. Allora, qua... Ah, devo spostare il carrello. Aspetta, fammi esplorare prima. Stiamo calmi. Io voglio vedere tutti i cazzi. Cioè qua è pieno, devi fare tutto il corridoio così praticamente. Sì, devi correre, tieni L2 perché secondo me sennò dopo un po' l'energia la esaurisci. Cottura media. Spingi, fa. Senti, ma questa bambina del cazzo dove minchia è? Vado su o vado giù? Vado giù. Scusa, ma se schiacciare due, tipo, quando sei nel mondo spirituale, ti viene tutta l'energia nel braccio. Possibile? Ma sì, è la meccanica, è quella con cui accendi cose. Hai ragione, sì, sono stupido. Qua? Quando accendi cose. Cosa devo fare? Mi devo tuffare così?
Precisamente. Cosa ci trovo qua dentro di interessante? Ah no, sono un coglione, sono proprio un deficiente, perché siamo tornati al piano dove prima, esatto, devo andare là a squartare la roba, la pelle. Che piccio di merda. Interessante meccanica comunque questa qua di squartare. Però dovevano farmelo fare col trackpad, ragazzi. Vero. Vero, vero, vero. Diciamo le cose come stanno. Vero, vero. Sono tutte tutte da voglio, no? Perché io poi devo aprire questa. Attenzione, qua c'è una stanza pazzesca. Rivendicare la storia. Il fuoco erutta nel cielo, le esplosioni riecheggiano nella natura, le scintille piovono sulle rovine del Forte Pulaski. La fortezza è un tempo impenetrabile in cui si svolsero alcuni dei combattimenti più intensi dell'offensiva contro le forze di Adolf Hitler nel 1945. Questa volta però non erano le bombe o i colpi di mortaio a illuminare il cielo notturno, ma i fuochi d'artificio dell'inaugurazione del resort dei lavoratori in IVA. All'evento parteciparono i capi del partito, incluso il primo segretario, che durante il gala disse che questo posto di vittoriosi sforzi contro le forze del male diventi un luogo di riposo per i lavoratori della Repubblica in tempo di pace e prosperità. E poi invece li scanniamo tutti. Liberato nel gennaio del 1945 dall'eroica Armata Rossa, questo luogo storico è in fase di restauro, il resort dei lavoratori accoglierà i primi visitatori a fine di giugno. Sì. Qua c'è una porta. Una torta? Una porta. Ah, una porta. A fianco. Aspetta, che qua c'è della roba da leggere. Un posto tranquillo. È quasi completo. L'edificio principale è venuto meglio del previsto. Ora si tratta solo di ultimare le parti meno visibili del resort. Questo posto è davvero perfetto. Distante, pacifico, lontano da occhi indiscreti. Perfetto per scannare i cristiani. Esatto. E come nascondersi in bella vista. Non è stato facile convincerli a farci rimanere, ma per fortuna quando serve su essere molto convincente. Ah sì, finalmente deciso, lo chiamerò Niva. Invoices. Outdated documents. Questo posto se venivi qua dentro. Wonder why someone put him out here. Va bene. Ah ah ah. Bel disegno. What? Vediamo un attimo sta porta. Thomas Renkovitz. Manager, huh? Marianne! Vai a fare in culo, che fa?